Ciao a tutti, rieccoci di nuovo insieme, un nuovo appuntamento con la video chat con altre due giocatrici dell'Inter Women. Oggi a farci compagnia, le vedete già, ci sono Regina Baresi e Stefania Tarenzi. Ciao ragazze. Ciao. Allora, Regi, come stai? Ti chiedo subito e come stai trascorrendo questi giorni in isolamento, come sta andando? Ma io sto bene, ovviamente sono quasi sempre in casa, esco solo per portare Onda a fare la pipì e i suoi bisogni perché quello è inevitabile, però sto bene, cucino, mangio, mi alleno e tutto prosegue così. Stefania, invece tu come stai? Come stai vivendo questo momento difficile così particolare? Sei da sola? Vivi da sola? Sì, io sto bene e sì, vivo da sola e quindi è davvero dura, però vabbè, cerco sempre di fare più cose possibili per non pensare a quello che sta succedendo fuori, anche se è difficile. Però, insomma, teniamo duro e dobbiamo farlo per forza. Regi, sarà contenta la tua Onda di averti tutta per sé in questi giorni? Beh, sì, è contenta anche perché non rimane mai a casa da sola, cosa che prima tra allenamenti e varie cose magari succedeva durante la giornata, invece adesso esce, fa il suo giretto e poi è tutto il giorno in casa in compagnia, quindi ha tutto il tempo per giocare. Stefi, tu hai qualche animale domestico invece a farti compagnia? No, purtroppo no. Ho un cagnolino che è a casa con i miei. E tra l'altro mi manca tantissimo, non vedo l'ora di rivederla. Riesci a vederla in videochiamata quando magari Sì, ovviamente sì, mi chiamano tutti i giorni, me la fanno vedere. È l'unica gioia della giornata, diciamo. sentite ragazze. quando passa tutto dobbiamo farle conoscere Onda anche però. Sì, no, la Non si sono mangia. ancora conosciute. No, 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 no. Però Onda pesa 30 kg, Piuma è piccolina, quindi Lo non dice sappiamo Piuma. come riusciranno a giocare insieme. Piuma è solo 3 kg. Beh, un peso piuma, giustamente. Sì. Sentite, ragazze, so che state seguendo anche voi un programma di allenamento. Com'è Stefania allenarsi a casa? Diciamo che stiamo facendo il possibile, seguendo gli allenamenti che ci dà il nostro prof. Logicamente manca tantissimo il campo e correre, stancarsi, però vabbè, cerchiamo di divertirci in qualche modo per passare il tempo allenandoci nel migliore dei modi. Regi, da quanto tempo vi conoscete tu e Stefania? Da quest'anno, diciamo che ci siamo conosciute quando abbiamo iniziato il ritiro e abbiamo fatto il ritiro in stanza insieme, quindi abbiamo legato, diciamo, subito e anche se è solo un anno, però abbiamo già instaurato un bellissimo rapporto. Lei mi odierà per tutti gli scherzi, però io da parte mia posso dire che abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. Sì, ti devo dire che non la sopporto più. Un anno è tanto, credimi. Ci credo. Beh, se non altro possiamo dire, Stefi, che questo isolamento ti preserva dai suoi scherzi. Ah, sì, per questo posso stare tranquilla e sicura. L'unica cosa positiva è quella, che in casa non c'è nessuno che può farmi scherzi. Almeno non ha paura di uscire dal bagno. Così non Non ci lancio le sono ciabatte. guanti. E quindi mi dicevi appunto Regi che vi conoscete da quando praticamente Stefania è arrivata all'Inter, possiamo definirvi quindi oltre che compagne di squadra anche amiche fuori dal campo? Sì, assolutamente, anche perché oltre al tempo che passiamo insieme in campo tra allenamenti e partite, ci sentiamo anche fuori, ci vediamo anche fuori, quindi oltre a essere compagne di squadra siamo anche amiche. Stefania, nel tempo libero, che cosa fai? Hai qualche passione, qualche hobby che riesci magari a coltivare in questo periodo? Ma guarda, sto ringraziando Dio che esiste Netflix, prima cosa. Poi, vabbè, canto, ascolto un po' di musica. E poi in Portogallo avevo preso un diario e ogni tanto prima di andare a letto scrivo qualche pensiero.
sto riscoprendo qualcosa di nuovo, diciamo, dai. E poi tutto questo tempo fa anche riflettere e ti accorgi di tante cose, quindi diciamo che c'è sempre qualcosa di positivo, quindi un po' così. Sì, è vero, ne parlavo anche con Gloria e Marta Reggi, questi sono anche momenti che ti fanno magari riscoprire certi valori e ti fanno fare certe riflessioni. Sì, perché fino a prima che succedesse tutto questo probabilmente davamo per scontate tantissime cose che consideravamo anche superflue all'interno di una giornata, invece adesso abbiamo la possibilità di fermarci, di pensare a tutto quello che sta succedendo, a tutto quello che ci manca, e sicuramente quando tutto questo finirà e si tornerà a quella che può essere considerata la vita di tutti i giorni, avremo molte più attenzioni per tante piccole cose che prima magari non consideravamo così importanti, e soprattutto credo che tutto questo che ci sta succedendo e che sta succedendo nel mondo, credo che nella maggior parte delle persone creerà un cambiamento molto importante, soprattutto a me personalmente mi renderà migliore. Sì, sicuramente ne parlavamo proprio anche con le vostre compagne di questo. Parlavamo di tempo libero, Stefania, tu mi dicevi di Netflix che ti sta, tra virgolette, salvando la vita in questo momento, hai iniziato qualche nuova serie? Ma adesso sto guardando La Casa di Carta, che non l'avevo mai vista. Tra poco è due giorni. Nuova. Sì, infatti in due giorni sono alla terza serie praticamente, quindi mi sono fatta una maratona. Diciamo che ti ha preso abbastanza. Sì, tantissimo. Tu invece, Regi, so perché seguendo i tuoi social, insomma, hai questa passione per la cucina, quindi immagino che ti starai cimentando anche in questi giorni che hai più tempo, e ti chiedo anche qual è il tuo piatto forte, il tuo cavallo di battaglia. Allora, i miei piatti forti sono sempre stati dolci. Cosa che sto assolutamente evitando in questi giorni, perché allenandosi meno rispetto a prima sennò diventa un problema, e quindi cerco sempre tutti i giorni di cucinare qualcosa di diverso con le cose che appunto ho in casa. Non faccio ricette difficilissime, però una ricetta che ho fatto in questi giorni che mi piace tantissimo è il polpettone di tonno, quindi leggero però molto buono. Bene, allora poi ci darai la ricetta così potrai. Assolutamente. Tu invece, Stefi, come te la cavi ai fornelli? Cucini per sopravvivenza o sei brava anche tu a cucina? No, diciamo che non sono molto portata per la cucina. Ogni tanto, se mi impegno, riesco a fare qualcosa di buono. Però non è proprio il mio forte. Cioè, se devo cucinare, faccio un piatto di pasta così veloce o della carne. Cioè, robe semplici. In realtà, Reggi, oltre alla cucina, ho notato che hai iniziato a suonare la chitarra, una novità di adesso, oppure lo facevi anche prima, ma l'abbiamo scoperto solo ora? Allora, facciamo prove, per favore. No, non facciamo prove. Però diciamo che la chitarra ce l'ho da un po' di anni e non ho mai imparato a suonarla, nel senso che ci vuole tanta pazienza, tanto tempo e soprattutto costanza. So suonare solo leggermente l'introduzione della canzone del sole, però c'è da lavorare parecchio. Stefi, tu sai suonare qualche strumento invece? No. Niente musicali per te. Io canto sotto la doccia. Allora vogliamo sentire che canti. No, non cominciare. Perché se io canto, tu devi suonare la chitarra, quindi non ti conviene. No, allora rimandiamo. No, invece dovete esercitarvi, così appena finisce questo periodo mettiamo insieme un bel duetto. Sì, facciamo una band. Siamo a posto. Senti, Stefi, quanto ti manca il campo? Tantissimo. Infatti ogni 2x3 apro il telefono, guardo le foto e ho tantissima nostalgia. Proprio mi manca la sensazione proprio di entrare in campo, dare tutto ed uscire stravolta, però almeno essere soddisfatta di un bel allenamento. Questo mi manca tantissimo. Poi vabbè, mi manca anche lo spogliatoio, solo entrare nello spogliatoio e ridere, scherzare con le mie compagne, quello
manca un sacco, davvero. Regi, tu con Stefania condividi lo stesso ruolo, siete entrambi attaccanti, come ti trovi a giocare al suo fianco? Beh, benissimo, ovviamente, perché c'è il fatto di essere anche amiche fuori, credo che crei anche più intesa in campo. Ci siamo trovate bene fin da subito, ci sono state partite in cui non abbiamo giocato insieme, altre fortunatamente sì, e penso che il fatto di trovarsi bene lo sentiamo noi, ma che si veda anche da fuori, quindi sono molto felice quando riusciamo a giocare in attacco insieme. Stefi, tu invece sei passata dalla Serie D a vestire la maglia della nazionale, ti saresti mai immaginata di poter riuscire a fare un percorso del genere? Beh, sicuramente no, però c'è stato un momento, qualcosa che in quegli anni mi è scattato e ho cominciato a credere in qualcosa, e alla fine quando credi fortemente in qualcosa difficilmente non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi, quindi sono felice di aver fatto questo percorso e speriamo migliori sempre più. Tra l'altro so che c'è stato un periodo quando eri ragazzina che avevi per un momento abbandonato il mondo del calcio per darti un altro sport, il ciclismo. Mi racconti un po' quella parentesi? Sì, praticamente c'erano stati dei problemi con il mio cartellino e purtroppo mi hanno fatta star ferma quasi 2 anni, se non mi sbaglio. E quindi c'erano i miei cugini che correvano in bici, erano appassionati di ciclismo, e allora ho detto, piuttosto di star ferma, provo a correre in bici. Ho fatto qualche gara, però diciamo che non sentivo che non era il mio sport. Addirittura in una gara mi sono persa anche, non mi trovavano più. Quindi ho detto, vabbè, meglio lasciar perdere. E dopo fortunatamente hanno risolto il fatto del mio cartellino e ho ripreso a giocare a calcio. Regi, invece tu lo sappiamo che sei cresciuta a pane calcio. Sì, io ho fatto solo tennis 4 anni prima di iniziare poi ufficialmente a giocare a calcio, però da quando ho iniziato non ho più smesso, quindi praticamente ho sempre fatto fondamentalmente questo. Un anno fa, ti ricordi, stavate festeggiando la promozione per la Serie A? L'ho chiesto anche a Gloria e a Marta, no? Di provare a guardarsi indietro, e ho chiesto loro che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso. Sono passati 12 mesi, sono successe tante cose. Se dovessi tracciare una sorta di bilancio, quale sarebbe, Regi? Beh, l'anno scorso è stato un anno fantastico con delle emozioni indescrivibili. E penso che sia stato uno degli anni più emozionanti che io abbia mai vissuto nel mondo calcistico. Quest'anno è sicuramente un campionato nuovo, più difficile, ma indubbiamente più stimolante, quindi siamo partite con qualche difficoltà, ma credo che ci siano tanti miglioramenti ogni giorno per quanto riguarda sia il gruppo, sia la squadra, l'intesa tra compagni e soprattutto a livello di dimostrazioni in campo, quindi è tutto che sta andando tutto in miglioramento, stiamo crescendo tanto tutte e penso che possa andare tutto sempre meglio, ovviamente da quando riusciremo a tornare in campo. Certo, tu Stefi invece sei arrivata l'estate scorsa, hai conosciuto un gruppo nuovo, avevi già esperienza invece in questo campionato, che cosa ti ha impressionato di più in positivo dell'ambiente Inter, delle tue compagne, insomma in generale? Ma diciamo che mi sono trovata benissimo subito dal ritiro, mi hanno coinvolto subito le mie compagne e in più ho trovato anche nella società un ambiente sereno, quindi sono proprio stata bene da subito, e quando c'è questa atmosfera è molto bello lavorare, quindi sono felice di far parte di questa società e di questo gruppo. Insomma, c'è tanta voglia, mi pare di capire, da parte di entrambe di tornare
a giocare, di tornare ad allenarvi tutti assieme. Abbiamo detto tante volte, no, Reggi, che il gruppo è un po' la forza di questa squadra, lo abbiamo raccontato anche nelle varie interviste, quindi immagino che vi manchiate parecchio. Sì, il gruppo, noi abbiamo sempre dimostrato che è stata la nostra forza in più, sia l'anno scorso sia quest'anno, perché eravamo un gruppo stupendo l'anno scorso e lo siamo altrettanto quest'anno. Ovviamente noi viviamo una quotidianità che è bellissima, perché ci ritroviamo dallo spogliatoio al campo e ci vediamo tutti i giorni, quindi ovviamente adesso doverci trovare ad allenarci da sole, a non vederci da un mese quasi ormai, è una mancanza che si sente. Ovviamente ci sentiamo per telefono, foto e dirette, robe del genere, però il fatto di poter condividere quella che è la nostra passione tutte insieme tutti i giorni è un aspetto che ci manca tanto. Ma sbaglio o nel frattempo si è fatta intravedere Onda? Eccola. Sì, ma è qua seduta davanti a me. Eccola! Ciao! Ciao Andina! Sempre. Ma se io le potessi mettere una sedia di fianco a me, si siede, eh? E sta qua. Vogliamo fare una prova? Dai, dai! Facciamo subito un set. Vai, vieni. Eccoci qui! Adesso siamo in due. Ciao, Onda! Abbiamo aggiunto un partecipante alla conversazione. Esatto. Ma quando io mi faccio tipo le foto, lei viene e si mette in posa di fianco a me per farsi fotografare. Avrà preso da qualcuna. Come si dice che i cani somigliano ai padroni, no? Sì, È una vampa, insomma, anche lei. Ma poi ha il profilo Instagram, tutti i giorni pubblica una foto. Lo so, ma ha anche un sacco di followers, tra l'altro. Certo, la seguono. E che cosa sta facendo in questo periodo? Sta dando consigli? In questo momento, no, dorme, racconta, l'altro giorno colorava sui fogli, vuole rubare i fogli. Colorava! Certo, ha anche scritto che ho fame su un foglio. Vai a vedere. Oh. Mi aiuta anche a cucinare, Regi? No, lei mangia e basta. Però mi dà soddisfazioni perché le piace sempre tutto, a prescindere, quindi... Bene. Allora, ragazze, io vi ringrazio per questa chiacchierata. Magari lasciamoci con un augurio. Se doveste fare un augurio in questo momento, dal cuore... Quale sarebbe? Parti tu, Stefi. Ma io auguro che questa situazione finisca il più presto possibile per poter riabbracciare tutte le persone a cui vogliamo bene, perché sta diventando davvero dura. Quindi il mio augurio è questo, di ritrovare le persone a cui teniamo molto. Regi, il tuo invece? È quello che... Spero che tutta questa situazione passi presto, che si riesca a tornare alla normalità, anche se credo sia difficile tornare alla stessa normalità di prima, di riabbracciarci presto, perché poi alla fine sono queste piccole cose che mancano più di tutto il resto, quindi speriamo di tornare a farlo il prima possibile. E allora ci salutiamo con questo bel augurio. Grazie ragazze, buona giornata. Grazie. Grazie a te. Speriamo di riabbracciarci presto al campo. Esatto. Speriamo. Un abbraccio virtuale. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.